Avendo dei fondali così belli, era assolutamente impossibile non fare un acquario. Ed eccolo qui allora l'acquario di Iskaret, pieno non solo di pesci tropicali eccezionali dai colori più belli, ma anche dei coralli più particolari, quelli che probabilmente non vedremo mai nei nostri fondali. Sembra infatti che quella di Iskaret, quella qui vicino, sia la barriera corallina fra le più importanti al mondo. Particolare, ma sicuramente da non deturpare e da non rovinare. Una delle attrazioni tipiche di questi parchi acquatici e archeologici come Iskaret qua in Messico è il bagno con i delfini. Che cosa avviene? Ci sono i delfini che naturalmente stanno qui in queste calette e gli istruttori che danno loro dei pesci attraverso i quali i delfini prendono il premio, per cui spingono i turisti, fanno fare loro una gittata a un fischio, loro si interrompono perché sennò i turisti andrebbero a sbattere il capoccione contro questi muretti, questi pontili che ci sono lì e si divertono. Iskaret significa piccolo letto. Il letto è quello di un piccolo fiumiciattolo che poi si posa al mare. E qui i Maya consumavano i propri riti. Questo fa parte, sembra, della seconda parte della civiltà Maya in cui costruivano dei templi vicini al mare. Perché infatti qui siamo sul Mar dei Caraibi, quello che tante volte vi abbiamo illustrato e fatto vedere e che fa ancora una volta da contorno a questa splendida civiltà Maya che ormai è diventata la penisola dello Yucatan. Polè, l'attuale Iskaret, era una vera e propria città e quelle che vedete alle mie spalle erano le costruzioni, le case dove i Maya abitavano. Gli archeologi hanno trovato degli scheletri proprio sotto queste costruzioni. Questo significa che i Maya avevano questa abitudine. Seppellivano i propri cadaveri sotto le case, proprio perché la famiglia doveva restare unita sempre, anche dopo la morte. Alcune curiosità tipiche delle costruzioni Maya. In mezzo alle pietre c'erano anche dei fossili marini, di animali marini che prima stavano qui in questo sito e loro le utilizzavano normalmente per fare di quelle pietre i basamenti di quelle costruzioni che utilizzavano il fango al posto del cemento. E poi c'era il tetto era sempre di palma, anche perché la palma aveva una resina particolare, quell'olio che si utilizza anche adesso in cucina, che impermeabilizzava il tetto per la stagione delle piogge e nello stesso tempo gli aghi delle palme fornivano anche la frescura, l'ombra per l'estate. Se io dico tortugas, che cos'è che vi viene in mente? Sicuramente pensate ai pirati, perché i tortugas erano proprio gli animali tipici dei Mar dei Caraibi. E che cosa sono le tortugas? È il nome spagnolo per le tartarughe. Queste tartarughe di mare, che qui stavano normalmente e che qui erano cari anche ai Maya e sono cari ancora adesso a questo parco ecologico e parco acquatico e archeologico di Iskaret, dove le tartarughe d'acque vengono viste da tutti i visitatori e vengono nutrite qualche volta e soprattutto vengono curate da tutti quelli che hanno la fortuna di avvicinarsi a loro. Questo è quello che gli archeologi chiamano il gruppo A della Caletta. Quella alle mie spalle era una porta e a fianco c'erano le mura che andavano direttamente al mare ed era l'unica porta accessibile per andare al mare, quella che insomma divideva la città sacrificale e rituale dal mare, che anche quello era un simbolo piuttosto religiosamente grande per i Maya. I Maya ancora una volta quindi sceglievano i siti migliori per edificare le proprie città.
curiosa a Ishkaret perché ci sono delle riserve faunistiche particolari, ci sono dei pesci, ci sono delle farfalle, i tapiri, ma ci sono anche i giaguari. E i giaguari erano un po' una simbologia per i Maya, erano il loro elemento di forza. Spesso nei ritratti che abbiamo trovato dei Maya, che gli archeologi ancora ci fanno vedere, ci sono i giaguari accanto ai capi, perché i giaguari rappresentano la forza ed erano un po' una divinità da osannare, da conservare anche, perché il giaguaro un po' rappresentava la distruzione, la morte, ma anche la rinascita attraverso la forza di questo felino. Nell'immaginario collettivo di noi italiani il tapiro è un animale piccolo che si dona, insomma, come quello di Strescia, eppure d'oro. Invece il tapiro non è affatto così, guardate quanto è grande quello là. Quello è un tapiro vero, infatti il tapiro nella giungla tropicale, in questa di Quintana Roo, infatti ce n'è uno, è l'animale più grande, il mammifero più grande che esiste. Raggiunge il peso di 400 kg circa, più o meno come 4 maiali messi insieme. Ed è però un antenato del cavallo, infatti come il cavallo ci sono tante similitudini, per esempio riesce a correre in maniera molto agile, malgrado la stazza, e riesce anche a fare delle cose particolari, con quegli zoccoli che però conserva, al contrario degli cavalli che ormai hanno un'unghia soltanto unita, lui riesce ancora ad avere tre dita diverse. Il tapiro ha questa sorta di proboscide simile a quella di un rinoceronte che gli serve per annusare sotto e gli piace stare dove non c'è gente, dove non ci sono uomini, proprio perché vuole dormire come un tapiro e non vuole essere disturbato da nessuno. Amici di Dome Village, vi presentiamo una escursione favolosa che non potrete sicuramente perdere nel vostro tour messicano, la esplorazione di Ishkaret.